37 artiste che espongono i loro lavori ispirandosi a 10 grandi donne della storia. A Villa Robelli di San Zenone degli Ezzelini, l'ottava edizione di Donne in Arte, suggestiva rassegna che mette in mostra tutto l'estro, la creatività, l'ingegno, la passione delle nostre donne. La qualità di anno in anno è cresciuta, bisogna dire grazie alle nostre donne capaci di esprimersi nelle opere d'arte come lo sono nella vita accanto a ognuno di noi. Le nostre donne uniche e speciali del paese che organizzano questa mostra e che da 8 anni la portano avanti si sono ispirate a 10 donne che hanno fatto storia, dando un significato importante, appunto, che ogni donna è speciale per quello che fa e per quello che può portare alla società. Dai gioielli ai mobili, dalle tele dipinte alle stoffe realizzate a telaio, dagli abiti alle saponette. Un'idea più originale e raffinata dell'altra. Ci sono le collane e gli orecchini realizzati con le lattine di birra, le borsette fatte con le copertine dei libri o con i sacchetti di carta del pane finemente dipinti. E ancora tappeti e arazzi. Ci sono mobili che riprendono vita, come conferma questa giovane restauratrice, già madre, che nel suo lavoro trasforma vecchi mobili in oggetti da collezione. Quando dipingo entro in un altro mondo, e il mondo del paese delle meraviglie, e questo mi piace tantissimo perché mi rende felicissima. Chi butta via un mobile, io lo recupero, gli do una nuova vita, gli do una seconda possibilità, perché il recupero è la cosa più bella. Sono contenta di partecipare a questa iniziativa, perché è giusto dare un valore alle donne, perché se non ci fossero le donne in questo mondo, il mondo non andrebbe avanti. La mostra si può ammirare sino a domani alle 19:30.